Relazione di oggi si basa su dati che sono stati raccolti in decenni di lavoro di collaborazione tra la Regione dell'Umbria e l'Università degli Studi di Perugia. Perfetto, grazie. Questa è la checklist della fauna ittica presente nel lago Trasimeno. Nella terz'ultima colonna vedete in rosso le specie esotiche, in nero sono quelle autoctone. Potete vedere che nel 1966 le specie presenti erano 12, 5 solo le esotiche e 7 le specie autoctone. La situazione si è capovolta nel 2017 quando, a fronte di 19 specie presenti, ben 13, quindi più del doppio, erano alloctone. Quali sono le specie alloctone del lago? L'alborella, che è stata introdotta come pesce esca per la pesca sportiva, non riveste un grande interesse per quanto riguarda la pesca professionale. È comunque interessante dal punto di vista della pesca sportiva. La carpa è alloctona, qualcuno la considera parautoctona, è stata introdotta dai romani e è invece una specie che ha una sua importanza sia per la pesca sportiva che professionale. La carpa erbivora invece, che è originaria della Cina e del bacino dell'Amur in Siberia, è stata immessa per controllo della vegetazione acquatica. Questa specie comincia ad essere particolarmente impattante per l'ecosistema acquatico perché se presente con popolazioni numerose riesce a determinare una modificazione degli ambienti con prelievo di piante vegetali e di canneto particolarmente importante. Il carassio dorato è il nostro flagello, da qualche anno è stato immesso, è originario della Cina. È una specie che è molto poco esigente sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista trofico. Riesce a tollerare concentrazioni di ossigeno molto molto basse, sopporta acque particolarmente inquinate e è in grado anche di sopportare escursioni termiche estreme. Ha una dieta onnivora e tutto quanto questo ne fa una specie invasiva. Anzi, la cosa forse più grave è che nel lago Trasimeno la popolazione è composta quasi esclusivamente da femmine ginogenetiche, cioè che si riproducono senza la fecondazione incrociata, cioè senza l'apporto dello sperma maschile. Questo fa sì che il successo riproduttivo sia doppio rispetto a una riproduzione incrociata. Solo una minima parte dei carassi del lago Trasimeno si riproduce tramite fecondazione incrociata. Tutto ciò, quindi, dicevo, ne fa una specie che per il Trasimeno è invasiva, con impatto molto pesante sia sull'ecosistema, e dopo vedremo perché, e sia per la pesca professionale, perché questi pesci vanno a occupare e si incastrano insomma nelle reti dei pescatori, i quali sono costretti a rompere le reti per togliere il pesce, quindi hanno un danno senza averne poi un ritorno, un riscontro in termini di vendite. La pseudorasbora, abbiamo visto prima, è stata più volte nominata, è una delle specie invasive della lista nera. È stata immessa probabilmente nel lago Trasimeno come specie esca e è una portatrice di un agente infettivo che è lo Spherotecum destruens, che attacca molti ciprinidi e è in grado anche di portare all'estinzione di specie in determinati ambienti. È anche, sembra, predatore di uova e quindi ha, oltre a competere con specie che hanno la stessa nicchia trofica, agisce anche come predatore.
Il pesce gatto era stato immesso probabilmente accidentalmente qualche decennio or sono, è un pesce originario del Nord America, ha avuto una esplosione demografica negli anni Ottanta, ma come tutte le specie ha ritrovato poi un equilibrio, tanto che adesso insomma, la sua presenza non desta preoccupazioni, anzi hanno imparato anche ad apprezzarlo per quello che riguarda le proprietà organolettiche delle carni, quindi era una specie che in qualche modo poteva essere gestita. La gambusia è stata nominata prima, immessa come lotta biologica, può competere con gli avannotti di specie autoctone. Il latterino è stato immesso negli anni 20, è una delle poche specie la cui introduzione sembra non desti gravi preoccupazioni, in quanto ha occupato una nicchia ecologica che probabilmente era vuota. È una specie importante dal punto di vista economico perché, soprattutto nel periodo invernale, riesce a soddisfare le catture dei pescatori di professione. Il persico sole è originario del Nord America, non ha un grande interesse per la pesca, è un predatore e quindi impatta negativamente su popolazioni ittiche locali. La sua presenza probabilmente è una o la causa dell'estinzione della rovella nel lago Trasimeno. Il persico reale è una specie di enorme interesse economico, ma essendo un predatore che tra l'altro si sovrappone in parte con alla nicchia del luccio, compete con questo. Il luccio è l'unico predatore insieme all'anguilla autoctone del lago Trasimeno e la competizione naturalmente va a svantaggio delle popolazioni di luccio. Il persico trotta, anch'esso un predatore e anch'esso svolge una competizione nei confronti del luccio, quindi sembra che sia responsabile della sua rarefazione. È inoltre un predatore di anfibi e di piccoli pesci, quindi influisce negativamente su popolazioni, su specie di autoctone. Quindi, riassumendo un pochino quello che è stato detto, nel lago Trasimeno l'ingresso delle specie autoctone ha portato a una generica perdita di biodiversità, che è dovuta a fattori molteplici. Uno è direttamente la scomparsa, contrazione di range di distribuzione o diminuzione comunque delle abbondanze delle specie autoctone a seguito di attività predatorie. Questo per esempio è vero per tutti i predatori come il persico trota, il persico reale e il persico sole. Oppure la perdita di biodiversità può verificarsi per competizione per le risorse alimentari, per le zone di rifugio, per le aree di frega. E questa competizione competitiva è particolarmente evidente confronti del luccio da parte del persico reale e del boccalone, del persico trota, oppure del carassio nei confronti della tinca. Abbiamo parlato prima della pseudorasbora e della introduzione di agenti patogeni. Anche in questo caso si può arrivare alla perdita di biodiversità per diminuzione delle abbondanze di popolazioni sensibili ai vettori infettivi che entrano nell'ecosistema. Un ulteriore abbassamento di biodiversità si ha con l'ibridazione che può aver luogo quando delle specie aliene, anche congeneriche,
entrano e si incrociano con popolazioni autoctone o con popolazioni anche alloctone, ma comunque in casi di ibridazione. È il caso del carasso della carpa o del luccio italico e del luccio europeo. Ancora, dicevo prima, il carassio e la carpa erbivora determinano delle modificazioni ambientali che creano condizioni che non sono più favorevoli alle specie autoctone. Il carassio molto spesso si nutre sul fondo e può provocare lo sradicamento di piante acquatiche, oppure semplicemente muovendo il substrato determina un innalzamento della torbidità. Questa torbidità diminuisce la penetrazione della luce nei fondali, quindi diminuisce la fotosintesi con danno ulteriore alle piante acquatiche e nello stesso tempo crea un ambiente non adatto ai pesci che cacciano a vista come il luccio. Quindi una modificazione ambientale importante determinata dal carassio. Nel caso della carpa erbivora lo stesso, la nutrizione, lo sradicamento di piante acquatiche e di canneto da parte della carpa erbivora può determinare per esempio la mancanza di piante che proteggono le rive e quindi erosione delle rive e dilavamento di nutrienti con conseguente eutrofizzazione dell'ambiente acquatico. Un altro tipo di impatto è quello socio-economico. Dicevo prima che il carassio molto spesso è la specie principale pescata dai pescatori di professione e questi sono costretti a togliere dalle reti e quindi a buttare le reti, quindi è un doppio svantaggio perché devono ricomprare le reti e perché hanno materiale che non riescono poi a smaltire. Il carassio a volte riesce in parte almeno a essere utilizzato ai fini alimentari, trasformato da parte della cooperativa di San Feliciano, ma non tutto quello che viene pescato si riesce a recuperare. Molte volte è necessario pagare, quindi chiedere contributi all'amministrazione regionale per lo smaltimento di tonnellate di pesce pescato. E infine, ecco, l'avevamo detto, lo ripetiamo, l'impatto sanitario dovuto all'ingresso di organismi patogeni che arrivano insieme alle specie esotiche. Questa è la situazione del pescato negli anni dal 1956 a oggi. Sono dati di vendite della cooperativa dei pescatori del Trasimeno di San Feliciano. Allora, potete vedere negli anni 1956-80 il 70% del pescato era costituito da specie autoctone. La tinca arrivava quasi a un terzo del pesce prelevato e il luccio era una importante prelievo perché arrivava al 12%, l'anguilla al 20%. L'anguilla è sempre stata oggetto di ripopolamento, per cui insomma le catture derivano sono dipendenti da quanti ripopolamenti le province erano in grado di effettuare. Comunque vedete che il 70% più o meno della queste qui, a parte la carpa, queste sono le specie autoctone. Dal 95 al 93 il latterino, che è all'octono, incomincia a prendere il sopravvento, la tinca da 28 passa a 19, quindi perde il 30%, 33% di importanza, il luccio comincia a diminuire, diminuisce in maniera drastica e invece incominciano ad aumentare altre specie come il pesce gatto, il persico trota e il persico reale. Nel 2007 compare in maniera preponderante il carassio.
Il carasso già costituiva il 33%. Non è che prima non fosse presente, però siccome appunto non era di interesse per la vendita, non risulta in questo, nel precedente grafico, però certo non aveva questa importanza. Nel giro di pochissimi anni, ecco, diciamo che dal 2000 al 2007 il carasso ha avuto un'esplosione molto preoccupante. Compaiono il gambero rosso, grazie, il gambero rosso della Louisiana, il latterino rimane più o meno stabile e invece diminuiscono tragicamente le specie autoctone. La situazione del 2017 è veramente intristente perché il carassio, non so come mai mi ha scritto così, stranissimo, comunque il carassio arrivava al 57%, il gambero diminuisce, la carpa ha un buon, ha una buona percentuale comunque di cattura. Diciamo comunque che ormai nel 2017 il 75-80% delle specie che sono state pescate sono alloctone. Allora, quali possono essere le soluzioni, visto che le specie alloctone, a parte qualche eccezione, creano un impatto anche economico, oltre che ovviamente di tipo conservazionistico? Ne abbiamo già parlato questa mattina, la cosa importante sarebbe prevenzione delle nuove introduzioni attraverso la sensibilizzazione dell'educazione pubblica, in particolare dei pescatori, perché molti pesci sono stati messi da parte dei pescatori sportivi, soprattutto per divertimento, un'educazione ambientale, divulgazione delle informazioni sui rischi che sono legati al fenomeno, un adeguamento del piano normativo che è già in atto, però io direi bisogna adeguare la parte finanziaria del nuovo decreto, perché altrimenti l'articolo 30 ci lascia un po' scoperti, e un controllo del trasporto, come appunto già il regolamento ci dice. Per quanto riguarda le popolazioni acclimatate, è importante che ci sia la realizzazione di interventi di contenimento e di eradicazione. Qualcosa del genere stiamo cercando di attuare con il carasso, con dei fondi comunitari. Stiamo incentivando la cattura del carasso in questo mese, che è il mese in cui si riproduce, quindi cercando di catturarlo prima che deponga le uova, e nel momento anche più favorevole alla cattura, perché è il momento in cui si aggrega, quindi con poco sforzo si riesce ad avere il massimo risultato. E per quanto riguarda poi invece sempre la soluzione, è importante lavorare sull'altro fronte, che è invece la tutela e la salvaguardia delle specie autoctone, in maniera che si contrappongano alla diffusione di quelle alloctone. Quindi attraverso l'incentivazione e il sostegno alla riproduzione naturale, quindi per esempio ripristinando aree di frega che in questo momento sembra nel Trasimeno stiano diminuendo, la rimozione e il contenimento dei fattori di disturbo, l'istituzione di normative di nuovo volte alla protezione delle specie di maggiore interesse conservazionistico e interventi a sostegno di un utilizzo della pesca professionale in chiave ecosistemica. E questo è un po' difficile perché la tradizione è molto radicata. E con questo ho finito.